pronto? Sì, mi sembra che si senta bene, anche troppo, forse è meglio salirlo leggermente, visto c'è il vocione. Allora, buonasera a tutti. Benvenuti, bentrovati. Come ogni anno almeno un eh, incontro del ciclo è dedicato alla fisica e questa sera prendiamo spunto dal libro 30 interviste impossibili ai fisici del passato che è lì e che è anche poi in vendita, se volete, a fine, a fine incontro. Eh, del professor Franco Bagnoli che è un fisico teorico, lavora nel Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Firenze, eh, fa parte del eh, Centro Dipartimentale per lo Studio di Dinamiche Complesse del CNR. Eh, ed è anche qui perché è stato il eh, creatore, cioè quello che ha dato avvio ai caffè scienze in Italia, eh, appunto ad, eh, nella loro sede all'Università di Firenze, e quindi ci parlerà di eh, fisica, del, della storia della fisica, perché è importante anche eh, studiare la storia della fisica, Co prenderà spunto da alcune delle... Eh, delle vite dei fisici che sono raccontate nel libro, F ha fatto una, una scelta di eh, quelle insomma, più eh, interessanti di cui eh, parlare, e poi ci parlerà appunto anche dell'importanza della divulgazione, della comunicazione della scienza eh, e della loro attività che fanno. Insomma, noi avevamo poi aderito a una rete che si è creata in Italia con le varie iniziative. E, e che ha dato avvio appunto anche ai Caffè Scienza d'Alessandria. Eh, lasciamo poi un po' di spazio anche per il dibattito, se ci sarà qualche domanda, poi sarà la dottoressa Martinotti che, come sempre, eh, animerà il, il dibattito e, e le domande. E, mh, vi posso già eh, anticipare il prossimo incontro dei Caffè Scienza che sarà il. Eh, lunedì 1 aprile con eh, Franco Malerba che è stato il primo astronauta italiano ha pubblicato un libro sulla storia delle eh, missioni spaziali e verrà appunto a, a raccontarci, insomma quest'anno è anche il cinquantesimo anniversario del, dello Sbarco sulla Luna e quindi sarà l'occasione per parlare di questi. Con i giovedì culturali ci rivediamo tra 15 giorni, avrete poi informazioni più dettagliate. Bene, grazie dell'introduzione. Dell grazie a voi di essere venuti qua. Allora vi racconto, vi parlerò, prima, guarda, chiaramente vi racconto questo libro, tra l'altro ve lo faccio passare se volete dargli un'occhiata. Quindi come è nato. Poi vi parlerò anche di un altro paio di libri, eh, ma dopo. Allora, eh, quindi io mi chiamo appunto Franco Bagnoli, lavoro all'Università di Firenze. Eh, anche fondatore diciamo, di un'associazione simile a questa qui in fondo, che ha lo scopo di promuovere l'idea del caffè scienza che, mh, tutto questo è nato nel 2004 quando uno dei, no, uno dei miei amici tornò da Grenoble e disse entusiasta, ah, sono stato a vedere una cosa completamente diversa alle conferenze normali perché era tutto basato sulle domande del pubblico e allora, anche noi ci convinse a provare a fare qualcosa di completamente diverso e entriamo anche in contatto con il fondatore del Caffè Scienza, questo Duncan Candallas, che è morto quattro anni fa. Allora, lui era un redattore, un produttore della BBC, faceva documentari essenzialmente. E, Sapete, in Inghilterra c'è stato un grande movimento per eh, avvicinare le persone. Alla scienza e alla tecnica, perché essenzialmente l'idea di base è che nella nostra civiltà ormai così tecnologica eh, sempre, siamo sempre chiamati a fare scelte che hanno un grosso contenuto tecnologico, no? che tipo di trasporti, le, le, trasporti insomma, le macchine le automobili elettriche, oppure l'energia nucleare, i vaccini: sono tutte domande a cui diciamo, non, non si può rispondere solo tecnicamente. Ma sicuramente conoscere gli aspetti tecnici ci permette di valutare una certa risposta. Allora, in Inghilterra, quindi, per prima penso, nonostante la tradizione della divulgazione sia molto antica, risale a Humphrey Davy, a Faraday e così via, cose che ve lo dico perché un po' le ho affrontate anche nel libro, e, um, era vista appunto in questa maniera un po' ottocentesca, cioè quella di fare documentari in cui l'esperto arriva lì e vi spiega le cose. E questo venne chiamato Public Understanding of Science. Poi, eh, diciamo sempre appunto, molto dopo che però Duncan aveva già cominciato a, ca a cambiare, venne fuori una, una lettera su un giornale prestigioso, Nature, in cui diceva che così non andava bene, perché non si può eh, convincere le persone. Che la scienza sia giusta. Le persone hanno tutto il diritto di avere i loro dubbi e hanno tutto il diritto di fare domande, e quindi bisognava cambiare completamente il, la maniera di fare divulgazione e venne incognato un nuovo termine che era Public Engagement of Science and Technology. Ora un piccolo inciso: chi fa questi acronimi in Inghilterra deve essere uno particolarmente perfido, perché il primo ha l'acronimo PUS. Il secondo è l'acronimo PEST, che in inglese vuol dire diciamo, un, un, qualcosa, diciamo, un, un, una peste è un, come si dice, un insetto che distrugge per esempio, le coltivazioni, quelle sono diciamo, la peste in inglese. Comunque, a parte quello, invece, tutto questo qui era stato molto anticipato da Duncan Dallas, che a Leeds, una città industriale, aveva creato il primo Caffè Scienza appunto nel 97 così, insomma essenzialmente Caffè Scienza alla inglese e ci troviamo in un pub, davanti con della birra, niente slide, niente impianti di amplificazione, no, con un, un esperto e si parte subito alle domande dei cittadini, cioè c'è un moderatore che introduce dicendo oggi si parla di che ne so, ricerche staminali, quali sono le vostre domande? Ecco questo era lo spirito del Caffè Scienza alla Duncan Dallas e ovviamente diventò famoso, era una cosa molto innovativa, e però ovviamente non sempre funziona, quindi c'è stato poi una, il passaggio nel continente, come dicono gli inglesi, cioè i francesi hanno cominciato anche loro a fare delle attività simili che si collegavano a caffè filosofici francesi, sapete bene no? che c'è questa tradizione che risale praticamente alla rivoluzione francese e nella versione, nella versione francese è un po' simile più a quella che conosciamo anche noi, invece ci sono due esperti, si fa tipicamente in una sala se possibile in un caffè, in un pub ma in, in Francia, non lo so, in Italia è molto difficile trovare un caffè o un pub che sia così grande e accogliente che, che sia anche gratuito e quindi eh, diventò una, più simile a una conferenza con dibattito come penso che anche qui ho visto alcune delle, delle registrazioni degli incontri che fate qui, anche perché pure noi a Firenze organizziamo questi incontri, ma spesso e volentieri riceviamo richieste dicendo ah, ci parlate di questo, ma con l'idea di avere anche prima una comunicazione, cioè la gente è interessata anche a avere delle informazioni. Quindi abbiamo cominciato a fare affrescenza, ne abbiamo fatti tanti, eh, abbiamo fatto anche altre... Eh, versioni, per esempio ora a Firenze facciamo dei caffè scienza, per esempio legati al cibo in un mercato, c'è cioè, il mercato centrale a Firenze che è una bella struttura, se ci passate andateci a mangiare, che nella sale dove ci sono dei ristoranti che durante la settimana sono vuoti, aprono solo il fine settimana e quindi sono, diciamo, ci sono tavolini, ci sono le sedie, si possono organizzare questi caffè scienza dove si parla di agricoltura, cibi biologici o anche non biologici o per esempio eh, si parla, dopo vi faccio vedere questo libro che potete scaricare tranquillamente, è su giardini e orti eh, urbani. Poi facciamo altri incontri appunto in biblioteca, altri li facciamo in una casa del popolo, in realtà una società di mutuo soccorso molto più popolare e quindi a seconda diciamo, del, del tema o anche dell'interesse dell delle persone, ci sono vari gruppi di persone che ci chiedono cosa fare tempo fa, cioè ormai sono nove anni anzi, abbiamo anche cominciato una trasmissione alla radio e, in cui si, si fanno essenzialmente delle interviste e abbiamo fatto interviste a tantissime persone, a tantissimi ricercatori, abbiamo fatto interviste a tantissimi giovani che magari erano all'estero e che ci ripassavano da Firenze venendo a trovare la famiglia, dove ne approfittavamo per farci raccontare com'è la vita all'estero. E, e due anni fa ci venne in mente di, far, di rifare le interviste impossibili. Allora, eh, come sapete, le interviste impossibili è un format della radio eh, della RAI in cui attori, grandi attori c'era Carmelo Bene, c'era eh, Gassman e così via, interpretavano grandi personaggi del passato come appunto, che so, Cesare, Giulio Cesare o così via. E allora si disse, beh, potrebbe essere interessante utilizzare questo formato per parlare di storia della fisica in una maniera meno pedante di quella classica, perché no, è chiaro che la storia della fisica può essere affascinante, ma è anche vero che può essere terribilmente pallosa, insomma, che e ci raccontano la no, storia di Marie Curie che rimestava nel pentolone e così via. Mentre invece... Eh, ci sono appunto io un po' di tempo che mi ho, ho letto tanti libri, tante biografie. Alcune di queste sono particolarmente interessanti. Eh, in particolare vi consiglio sia quella di Segret eh, che, che è listata qui. C'è cioè, diciamo, il link: link insomma, il titolo eh, che si chiama Personaggi e scoperte della fisica. Segret sembra che eh, sembra un po' il numero uno di Alan Ford, sembra che abbia conosciuti tutti. Eh, che, quando parla sembra ah, sì, sono andato da Einstein e ha detto, ah, te se io sono vecchio ormai, ma te che sei giovane, perché non studi questo? Poi parla con, con quell'altro e così via. E un altro che ha fatto una cosa simile è Gamov George Gamov, che è un, un fisico russo che poi è emigrato negli Stati Uniti, e anche lui ha scritto un libro molto interessante, ne ha scritti tanti, ma uno che si chiama I 30 anni che sconvolsero la fisica, che è la storia dell'inizio della fisica quantistica e anche lui sembra che abbia conosciuto di tutti, in particolare si entra un po' in queste interviste racconta che andò a trovare De Broglie avete presente De Broglie che è diciamo, un, uno che nel suo dottorato ha avuto l'intuizione eh, che eh, anche gli elettroni si comportassero in maniera duale, no? diciamo, prima c'era stato se volete, Einstein diciamo, l'idea dell'interpretazione ondulatoria e corpuscolare dei fotoni, cioè il fatto che i fotoni, cioè la radiazione elettromagnetica, che fino al tempo di Einstein era essenzialmente considerata un'onda, anche se un'onda strana perché andava su una struttura come l'etere che aveva delle caratteristiche molto particolari, eh, però non si riusciva a spiegare l'effetto fotoelettrico e Einstein appunto ipotizza che l'energia di quest'onda fosse quantizzata e che quindi l'energia avesse una certa relazione con la lunghezza d'onda e per questo nell'effetto fotoelettrico quello che succede è che solo illuminando con particolari colori gli elettroni riescano a saltare fuori dal metallo, indipendentemente dall'intensità. Cioè posso usare una luce rossa molto forte e gli elettroni non saltano via, una luce azzurra molto debole e qualche elettrone salta via. Chiaramente il numero di elettroni è proporzionale all'intensità, ma l'effetto all si verifica solo con certe lunghezze d'onda. E Einstein dice per forza, perché se l'energia è quantizzata e l'energia del fotone è legata alla sua lunghezza d'onda, solo i fotoni blu hanno l'energia per far saltare fuori gli elettroni, no? e quelli rossi no. De Broglie, nella sua tesi d'ottorato, dice, beh, ma se questo vale anche per gli elettroni, allora dovrebbe succedere che se io mando gli elettroni su un reticolo, essenzialmente un cristallo, allora... Eh, dovrei vedere delle figure di interferenza come fanno i fotoni quando vanno a finire, per esempio, su un, sulla, su un disco, no? su un CD. Un CD di tutte quelle colori cangianti che vedete è dovuto all'interferenza dei fotoni sui tanti buchini che codificano la musica. Fa questa osservazione, avrebbe, diciamo, che poi viene confermata da von Laue, solo che non, non, non va oltre, e quindi diciamo, non prende il Nobel. Subito, ma insomma, diciamo, viene invitato a tutte le conferenze e, e Gamov va appunto a parlarci. Bussa alla porta di De Broglie eh, a Parigi e arriva il maggiordomo, ovviamente, e gli fa: Ah, ma c'è il professore? Vorrà dire il principe. Gli fa il maggiordomo perché il professore era una cosa ovviamente <ride> di basso livello. Lui era nobile e il maggiordomo, ovviamente, considerava che essere principe fosse molto più importante. Che è essere professore universitario e si capisce anche perché Deborah gli abbia smesso di fare ricerca perché non ce n'aveva diciamo, tanto bisogno. Allora quindi in queste interviste che ovviamente non, non dovete per forza comprare il libro, diciamo cominciamo, io questo libro l'ho regalato a Caffè Scienza di Firenze, gli eventuali proventi vanno a Caffè Scienza, io non ci prendo una lira, ma comunque se andate a cercare fisica X, poi magari dopo vi faccio vedere il sito, lo potete leggere tutto online. Eh tranquillamente Questo libro è composto dalle trascrizioni, delle cioè trascrizioni in realtà degli scritti su cui si sono basate poi le interviste che abbiamo scenato alla radio e che potete anche ascoltare. Vedete ci sono dei QR code, e quindi se inquadrate questi con il cellulare sentite diciamo, le nostre voci, a volte improbabili, che fanno il verso a questi. Ehm, a questi scienziati del passato. Allora, vi, vi racconto due o tre di queste, di queste interviste perché alcuni di questi sono interessanti. In particolare, un altro che viene raccontato da Gamow su cui ho basato l'intervista è Bohr. Ora, Bohr è una figura fondamentale perché sapete che è stato il fondatore della meccanica quantistica e più che altro è stato lo sponsor di tanti giovani. Aveva nel suo istituto di fisica teorica a Copenaghen ha praticamente accolto tantissimi fisici che andavano lì a passare le, le loro giornate. Però a parte le scoperte fisiche sono interessanti anche gli aneddoti legati a Bohr. Allora, per prima cosa, eh, appunto, il, la sua borsa di studio con cui andò a girare il mondo e poi l'istituto è stato finanziato dalla Carlsberg, che incredibilmente non ha mai scritto sulle proprie bottiglie di birra la birra dei fisici, mentre invece poteva benissimo farlo. Tanto che sembra che eh, nella casa, in, diciamo, nella casa di dove abitava Bor, che appunto gli era stata data la Kalswer, ci fosse il tubo di birra che veniva direttamente dalla fabbrica di birra, per cui c'era probabilmente un rubinetto da cui poteva spillare birra. Allora, eh, Bor, appunto, che aveva questa grande attività di accoglienza, gli piaceva tantissimo stare con i giovani e che, appunto, ogni tanto arrivava lì un po' stanco e diceva Ah, andiamo a fare qualche cosa insieme allora sembra che a Bohr gli piacesse tantissimo andare al cinema, non ci voleva andare da solo voleva sempre essere accompagnato ma gli piacevano solo i western e quindi doveva per forza andare, per forza andare a vedere i western inoltre sembra che fosse, questo lo dice anche lui particolarmente duro era duro a, a capire la fisica, cioè lui dice nelle sue memorie dice che, spesso, che lui diciamo, non capiva mai quando arrivava uno con qualche idea geniale, non capiva mai che cosa fosse l'idea. Se la faceva ripetere uno, due, tre volte, alla fine capiva che l'idea era sbagliata, quasi sempre. <ride> Beh, a volte non è andata così. E, e dice, non capiva bene neanche i western. E dice, in particolare non capiva come facevano tutte quelle strane coincidenze. Diceva, io capisco che c'è diciamo, la, la figlia del capo indiano che viene salvata da un covoio che passa lì per caso. Ma come faceva la truppe cinematografica a essere anche lei lì in quel momento per filmare tutta la faccenda? Questa è un po' una battuta di Gamov, però dà un po' l'idea. Ma la cosa interessante è che Borr aveva sviluppato una sua teoria del perché il buono vince sempre in questi, nei duelli. Ovvero il fatto è che il buono non vuole mai sparare per primo, spara solo perché il cattivo ha l'intenzione di ucciderlo. E era convinto che appunto chi spara per primo è svantaggiato perché? Mentre sparare per prima è un'azione volontaria, sparare come diciamo, in difesa è un'azione riflessa, e era convinto che le azioni riflesse fossero molto più veloci delle azioni volontarie. Ora, questo è vero, è stato dimostrato poi molti anni dopo, dalla ricerca eh, di diciamo, psicologi cognitivi: hanno dimostrato che effettivamente è così. L'azione volontaria viene anticipata da alcuni segni esteriori, qualche. Decimo di secondo prima che l'azione parta veramente, mentre l'azione riflessa non, non è anticipata. Ma la cosa interessante è che, per, che lui insisteva così tanto: a un certo punto, Gamov dice, ora, Gamov è uno che la spara, che qualche volta se la inventa, eh, per cui bisogna pigliarlo un po' con, con le molle. Comunque, dice a un certo punto, esasperato da questa teoria di Borre, uscì fuori, andò al negozio di giocattoli, comprò due centuroni e due pistole, tornò, giocattolo ovviamente. E quindi uno l'ha detto a Bor e Bor si mise a sfidare tutti quanti, oh, diciamo, incredibilmente, ma vinceva sempre Bor, cioè l'altro faceva sempre il cattivo, lui faceva il buono e Bor estraeva sempre per primo. Questo diciamo è una cosa abbastanza divertente. Poi, beh, ovviamente ci sono altre altre interviste, eh, diciamo per esempio, ne ho messa una anche a Napoleone, eh, perché non che Napoleone fosse un fisico, però è interessante in realtà studiare prima di tutto... L'influenza che ha avuto Napoleone nel far rinascere la, la studio, diciamo, essenzialmente, a quei tempi si chiamava matematica in Francia, perché ovviamente aveva da combattere contro l'Inghilterra e anzi ha avuto l'effetto di stimolare il contrario, perché, appunto, mentre in Inghilterra la ricerca scientifica era essenzialmente eh, fatta da volontari, la Royal Society era un'associazione un poco tipo associazione <ride> cultura e sviluppo, non riceveva fondi pubblici, erano volontari e uno dei loro eh, diciamo, il, venne assunto, diciamo, essenzialmente l'unico che venne assunto in, man in maniera stabile fu UC, eh, quello che appunto noi ricordiamo solo perché eh, per la legge dell'elasticità, in realtà ha fatto tantissime altre cose, solo che lui era assunto per fare un esperimento cruciale alla settimana, quel poveraccio... Doveva sempre correre per inventare qualche cosa no? e non aveva mai avuto il tempo di portarla fino a un fondo. E ma racconta che ehm, nel seno Royal Society si facevano delle ricerche più assurde, cioè tipo alcune cose veramente spaventose: tipo si può trasferire il sangue da una pecora a una scimmia? La pigliavano e gli dicevano: Uc, attacca una pecora a una scimmia, poi morivano tutti quanti, no? oppure ci sono, si vede sul sull'annuario, relazioni su come si fa a uccidere un serpente a sonagli, su una pecora nata con due teste, no? e poi magari la gravitazione universale, ecco, questo era l'ambito. Allora, mentre succedevano queste cose in Inghilterra, invece in Francia c'era un apparato statale, Napoleone si è sempre considerato prima matematico che... Che, che, diciamo, che politico, condottiere e così via, perché? Perché era il momento in cui si stava sviluppando le armi da fuoco e ci si era resi conto di tante cose. Prima di tutto che eh, sparando verso nord era diverso da sparare verso sud, perché c'è la rotazione della Terra e quindi i proiettili diciamo, loro continuano ad andare dritti, ma la Terra gira sotto e quindi si vedono deviare in diverse distanze in maniere diverse. E quindi Corioli, per esempio, è uno che spiegò perché bisognava mirare diversamente a seconda delle varie direzioni. In particolare questo ha avuto una conseguenza molto più tarda perché eh, gli inglesi, che ovviamente una volta studiata la faccenda si erano fatti le tabelle di tiro, alla prima guerra delle Falkland nel 1800 eh, si trovavano per la prima volta a sparare a lunga distanza nell'emisfero sud. E all'inizio sbagliarono calorosamente perché usarono le tabelle per l'emisfero nord e quindi i proiettili andavano da tutt'altra direzione, poi corressero rapidamente e fecero fuori gli spagnoli, penso. E comunque, questo si sta divagando. Torniamo a Napoleone. Napoleone, infatti, comincia come artigliere e, e quindi capisce l'importanza della matematica, sia per eh, tirare, sia perché a quei tempi, per esempio, il tiro preferito era il tiro a rimbalzo sul terreno umido in maniera che con la palla di cannone potevi far fuori un bel po' di, di, di fanteria perché la palla rimbalzava, quindi c'erano tutte queste tecniche, a seconda del tipo di terreno bisognava sparare in maniera diversa. E quindi Napoleone, che è conscio dell'essere indietro rispetto agli inglesi, fonda la, la scuola superiore, si mette a investire nella formazione, a trasformare ingegneri. Come contraltare gli inglesi fondano la Royal Institution, quella dove appunto ci sarà Humphrey David, dove ci sarà ehm, eh Michael, ehm, come si chiama? Ehm, ah, cioè il, eh, viene Feynman. Eh, Faraday, no, e in cui si fonda, appunto, cioè, si, si stabilisce diciamo, essenzialmente tutta la teoria dell'elettromagnetismo comincia da lì. E quindi, come vedete, Napoleone ci stava. Ora, per esempio, nelle prossime interviste ho intenzione di intervistare Pietro il Grande, che fa una cosa simile in Russia. La Russia, diciamo, dalla, che era prima di Pietro il Grande essenzialmente dominata da tendenze misticistiche, una nazione prevalentemente agraria, con Pietro il Grande fonda delle scuole di matematica, e invitano eh, matematici famosi. E, e quindi, diciamo lui e poi Caterina permettono alla Russia di diventare poi una potenza occidentale a tutti gli effetti. E, mh, poi vabbè, altre, altre cose divertenti sono per esempio l'intervista a Landau. Landau è stata una figura importantissima in Russia, fisico-teorico particolarmente interessante, che ha, che ha rischiato di finire al Gulag perché... Eh, aveva contestato Stalin pur essendo lui comunista si è sempre dichiarato comunista però, ma di pensa, diceva esplicitamente che Stalin aveva eh, stravolto l'ideale del comunismo solo che c'era Capizza che gli disse, eh, siamo negli anni 50 Capizza era un, un altro fisico, anche lui Allora Ad Stalin gli disse guarda che se metti in, insomma, mandi a persone di esecuzione Landau col cavolo che facciamo la bomba atomica e quindi Landau poté rientrare. E sono, diciamo, tutti, anche se poi in realtà non ha mai lavorato veramente sulla bomba atomica, ma insomma diciamo, era particolarmente importante. E la cosa appunto che ho scoperto leggendo la biografia di, di Landau è che lui era un grande sostenitore dell'amore libero, era comunista diciamo fino a un fondo, e quindi incoraggiava la moglie a avere avventure anche se poi e eh, c'era tutta una classifica per le donne in scala logaritmica ovviamente come ce l'aveva per i fisici e quindi <ride> faceva queste qui, anche se poi in realtà non ha fatto chissà che cosa eh, era più chiacchiera che altro e vabbè un'altra cosa veramente interessante è eh, leggersi la storia di Newton che noi Newton lo consideriamo un fisico uno dei più importanti fisici fondatore della fisica moderna in realtà eh, lui è ha passato forse un terzo della sua, della sua vita a occuparsi di fisica in, in epoca giovanile, cioè lui praticamente aveva già scritto tutto quasi, aveva già fatto tutti i calcoli e poi non ha pubblicato nulla ovviamente perché non era tenuto a farlo e poi si era dedicato a tutte altre cose, prima all'alchimia e poi allo studio della religione, cioè lui era convinto che usando le stesse tecniche che aveva usato per la fisica avrebbe scoperto... Il segreto del mondo, andando a studiare i testi biblici. Inoltre lui era un paranoico, ovviamente, era, diciamo, praticamente tutta la vita si è tenuto nascosto perché il suo studio dei testi biblici lo avevano portato a contestare il dogma del, del Trinitaresimo, cioè che lo Spirito Santo, Dio, Dio e Suo Figlio siano una cosa unica, una cosa che anch'io stento un po' a capire esattamente. E, che però era la base sia del cattolicesimo sia dell'anglicanesimo che, che ovviamente si abbazzavano tra di loro eh, volentieri però tutti e due erano contenti di bruciare gli eretici nel caso li avessero beccati ora per l'appunto lui quando entra in cattedra a, a Oxford diciamo, per, per regolamento avrebbe dovuto prendere i voti perché la cattedra di Oxford era riservata a quelli che prendevano i voti e lui riesce a tergiversare abbastanza, che poi alla fine se ne dimenticano e entra lì. Solo che era eh, terrorizzato dal fatto che si scoprisse appunto questa sua eh, tendenza eh, eretica. E quindi, hm, diciamo, nasconde tutto, non dice nulla, fino a che Halley, che è appunto lo scopritore della cometa di Halley, gli, va, gli dice, guarda che Hook, l'altro che si è detto prima, no, l'impiegato della Royal Society, sta dicendo in giro che probabilmente si potrebbe spiegare la legge della gravitazione universale con una forza che diminuisce come il quadrato della distanza. Ora, Hooke non era in grado di fare calcoli di, Einstein, di, di, di Newton, eh, però Newton, spronato da questo, si mette a scrivere, forse notamente, i principi a matematica e scrive la prima versione, Harley la corregge, però lui non è soddisfatto, fa la seconda versione, fa una terza versione e Harley gli dice, ma Sta diventando sempre più difficile. si sì, fa lui, l'ho fatto apposta in maniera che Uc non ci possa capire nulla. <ride> quindi, ci sono ora poi: io non so quanto, io mi sono un po' basato, un po' sulle biografie, non è che mi sono messo a leggere i testi di, di, di Newton sulle varie versioni. Eh, quindi prendetelo un po' come per quello che valgono. Però sono convinto che eh, rifatte in questa forma, chiaramente focalizzandosi solo su alcuni aspetti, non ho certo la pretesa di essere esaustivo la faccenda diventa più, più leggibile. e Infine, un'ultima un cosa che vi lascio perché è interessante, ho fatto l'intervista a due dei fisici nazisti, eh, von Lennart e Stark, che sono diciamo, tutti e due premi Nobel, eh, che però eh, con l'avvento del nazismo eh, in, si imbarcano in questa crociata contro la fisica ebrea, in particolare contro Einstein. E ce l'hanno a morte con, eh, con loro, e in parte ovviamente per problemi essenzialmente personali, cioè facendo fuori tutti i fisici ebrei che erano tanti, si liberavano un bel po' di posti. Per cui volevano. <ride> era una maniera facile per scalare la gerarchia, bastava far fuori tutti quelli che stavano davanti a loro. E poi le argomentazioni sono abbastanza fumose, cioè essenzialmente ce l'hanno con Einstein. Perché Einstein, come tutti i fisici ebrei, appunto, eh, cosa fa? Prima fa la teoria e poi costringe gli sperimentali a verificare se la teoria è vera, mentre invece il vero fisico ariano prima fa gli esperimenti e poi dopo, solo dopo c'è il fisico teorico che spiega la... Beh, questa era un po' la loro idea, insomma, che cercano di metterla lì. Più che altro appunto ce l'hanno a morte con i fisici ariani. Ora, che cosa succede? Che da una parte, prima cercano di sputtanare Einstein perché... Il calcolo della deviazione della, della luce, quello che poi per cui Einstein diventò famoso nel 19 quando Eddington riuscì a osservare veramente la deviazione della luce da parte del Sole durante l'eclisse, eh, era stata ipotizzata anche da altri, perché in realtà se, se fate il conto vedete che scompare la massa dell'oggetto che fa la deviazione. Cioè la deviazione in prima approssimazione è uguale per qualsiasi oggetto di qualsiasi massa. Quindi anche per la reazione luminosa che ha massa zero, ma se la massa non compare perché non dovrebbe funzionare. E questo calcolo l'aveva già fatto anche un altro, per cui non mi ricordo se Stark o Leonard ripubblica questo scritto di alcuni vent'anni prima, dicendo che ah, Einstein non ha fatto altro che copiare. Ora Einstein in realtà non aveva copiato, ma aveva fatto un errore di calcolo, <ride> c'erano due di troppo. Che per cui venivano i risultati classici Einstein rifà il conto e fa vedere che la deviazione in realtà è il doppio di quella prevista dalla teoria classica perché diciamo, oltre alla deviazione classica c'è da tenere conto che il tempo si dilata essendo vicino al Sole e quindi c'è un altro contributo e Eddington conferma esattamente quello che dice Einstein per cui a questi qui gli rimane un po' tutto sul gozzo inoltre non riescono a farsi leggere alla massima carica e inoltre sono sempre osteggiati da eh, von Laue, che è quello che appunto scoprì l'effetto di interferenza degli elettroni, che pur rimanendo in Germania per tutta la guerra si rifiuta sempre di dichiararsi fedele al nazismo, anzi si racconta che lui girasse sempre con due libri sotto il braccio, in maniera da non poter fare il saluto nazista quando incontrava i colleghi. E, e, questo però non ce l'ho fatta a mettere nel libro. Parlandone con un esperto di fisica tempo fa gli disse: Ah, strano che non l'abbiano poi mandata al prototono di esecuzione. E fa, dice lui, ma lui era un Fon, <ride> era un nobile, per cui ci andavano parecchio cauti prima di mandarlo al prototono di esecuzione. E boh, infine, insomma, se ci avete voglia, leggetelo online, scaricatelo. Un'altra figura interessante è Von Braun. Von Braun eh, eh, veramente un cinico da questo punto di vista, gli interessava mandare i missili nello spazio e fa eh, di tutto, cioè, prima si mette con i militari tedeschi perché erano gli unici che potevano dare i soldi per fare la V2, eh, dopodiché anzi è geniale perché a un certo punto eh, i militari, prima di diciamo, tutto c'era la concorrenza con l'aviazione, lui lavorava per l'esercito, mentre l'aviazione aveva sviluppato la V1. La V1 era un, essenzialmente un siluro volante, eh? un, un barilotto pieno di esplosivo con due alette, un, un, un reattore economico, un pulsoreattore che viaggiava abbastanza lentamente, infatti veniva tirata giù dalla contraerea, ma costava poco e nulla insomma, a farlo. In effetti, se i tedeschi fossero stati più furbi l'avrebbero usato non per tirarlo sull'Inghilterra, in ma per usarlo come missile tattico nei campi di battaglia, perché faceva esattamente le invece del Cruise. No? Quindi diciamo, tirato contro un altro carro armato andava benissimo a, bravi, a breve distanza. Invece Hitler era furioso con gli inglesi perché gli stavano bombardando le città, che lui in realtà Hitler aveva sempre sognato che gli inglesi si sarebbero, sarebbero uniti a lui nella crociata degli ariani contro tutti gli altri. Insomma, cioè, detto, lui voleva che gli inglesi accettassero il fatto che gli inglesi si potevano tenere l'India come il serbatoio di schiavi e noi ci prendiamo la Russia come il nostro serbatoio di schiavi e siamo pace. Contenti, e, quindi furiosissimo contro gli inglesi. Eh, investe, dà dei soldi ai militari per costruire questi razzi. Ora, le V2 erano dei veri e propri razzi balistici: nel senso che uscivano dall'atmosfera, rientravano a velocità supersonica. Quindi, non erano intercettabili in nessuna maniera. Solo che costavano quanto un bombardiere: portavano il carico di un bombardiere, ma si usavano una volta sola. Quindi, diciamo, non era proprio un grande affare. Per, per distillare l'alcol per, eh, per fare le V2, praticamente dovettero usare metà delle patate che avrebbero altrimenti sfamato la popolazione tedesca. E chiaramente dovevano usare queste fabbriche dove c'erano schiavi presi da tutte le parti per assemblare questi missili. E quindi Hitler era lì per cancellare l'ordine. Quando von Braun, c'ha eh, un'intuizione geniale, fa un, film. fa un film basandosi su. Il film La donna e la luna di Fritz Lang del 29. Infatti, sulla prima, sul film della V2 che porta a Hitler c'è proprio l'icona del film di Fritz Lang di qualche anno prima, che tra l'altro era stato sequestrato dall'SS perché era veramente troppo anticipatore delle V2. Ora, a Hitler piacevano tantissimo i film, per cui, appena lo vede, dice: Ah, questo è proprio quello che voglio, pigliati tutti i soldi che vuoi e così via. Bene, non riesce a, tirare a fare le V2, che influiscono poco alla fin fine sulla guerra. Dopodiché c'è il problema che eh, le SS avevano avuto l'ordine di far fuori tutti gli ingegneri eh, tedeschi nel caso stessero per essere catturati dagli americani o dai, o, o dai russi. Per cui lui riesce però a imbrogliarli, scappa via con altri 150 dei suoi ingegneri e si consegna agli americani perché, perché gli americani sono gli unici che possono avere i soldi per continuare la sua, il suo sogno. Vanno gli americani, diventa capo della NASA. Solo che gli americani non sono più tanto interessati ai missili perché nel frattempo hanno i bombardieri strategici e quindi sono convinti di dominare tutto il mondo con i bombardieri strategici. Una convinzione che poi si infrangerà nel 61 quando i russi manderanno in orbita il primo lo Sputnik, e quindi gli americani si renderanno conto che questi potevano bombardarli quando volevano, allora parte la corsa allo spazio. Allora, però, negli anni 50. Povero von Brown è a corto di fondi e quindi ha un'intuizione. Facciamo un film. Si mette d'accordo con Walt Disney e producono una serie di documentari, appunto, che si titola L'Uomo nello spazio, l'uomo sulla Luna, L'Uomo su Marte, in cui fa vedere come sarebbe andato su Marte, ovvero avrebbe prima fatto un missile che portava in cima un aereo che andava sulla stazione spaziale in orbita attorno alla Terra e poi tornava giù planando, ovvero lo Shuttle, pari pari. La stazione spaziale era una stazione spaziale a forma di ciambella che ruotava per mantenere una gravità artificiale dentro, esattamente il 2001 diceva nello spazio. E poi sarebbe andato su Marte, ma non come, se, come siamo andati sulla Luna, cioè andare lì e via, no, lui voleva proprio fare la colonizzazione, per cui avrebbe usato un motore a ioni per accelerare, in un viaggio di sei mesi, queste navi spaziali alimentate da un reattore nucleare verso... Verso Marte e poi l'avrebbero colonizzato, e quindi diciamo essenzialmente il principio è quello appunto del 2001, oppure anche dell'ultimo The De Martian, è sopravvissuto, no? la Hermes, sono tutte navi con motori, con reattori nucleari, motori a ioni con una scarsa accelerazione ma che permettono di andare nelle stelle. Io direi che vi ho annoiato abbastanza, ma chiaramente se ci avete domande sono qui a vostra disposizione. Vi volevo solamente segnalare che allora. Ho scritto anche un altro libro, anche questo è scaricabile dal sito. Questo invece è un libro più di, molto più di fisica. E, si chiama Il Talquino del dottor Watson. Questo l'ho scritto in realtà commissionato a una casa editrice che poi nel frattempo è fallita, e quindi anche questo l'ho regalato a Caffè Scienza. Poi so che ora è stato un po' distribuito dalla regione toscana nell'ambito di Pianeta Galileo. Allora, qui siamo. Questo libro è ambientato nel 26. Perché nel 26? Perché avevo bisogno che ci fosse la meccanica quantistica, se no che si parla di fisica senza meccanica quantistica. No, nel 26, se uno fosse stato veramente, veramente al tempo con la conoscenza scientifica, poteva avere quasi tutto quello che sappiamo ora, non eh? è che ci siano tantissime cose nuove. Almeno nella fisica atomica, nella fisica nucleare, è tutta un'altra cosa. Allora, che cosa succede nel 26? Che eh, Watson... E L'ultima avventura di Sherlock Holmes e del dottor Watson è inventata nel 14, eh, alla, alla vigilia della prima guerra mondiale, in effetti scoprono, smascherano una spia tedesca. Però appunto si può immaginare che nel 26 entrambi i vecchietti, entrambi diciamo un po' acciaccati, siano ancora vivi e quindi reclutabili per un'ultima ennesima eh, missione. Allora cosa succede? Succede che abbiamo questo professore, un tale, un tale con i capelli bianchi tutti ritti e baffoni, non so se vi ricorda qualcuno. Che sta preparando la tavola perché sta aspettando un ospite importante, la fisica. E quindi diciamo, la introduce in questa stanza dove c'è il tè, le bottiglie di vino e così via. Mentre la fisica arriva lì, lui sta per fare una dichiarazione. In quel momento si sente bussare alla porta è la polizia che sta cercando appunto la fisica. Allora lei si spaventa e dice: Ah, presto, nascondimi, lui la fa entrare in uno sgabuzzino che si vede, immaginatevi una specie di una scena teatrale, no? Pieno di oggetti tutti i giorni, dai barattoli a altre cose e il professore inforca una bicicletta cioè si mette, scusate, si mette il cappotto della fisica, il suo cappello inforca una bicicletta e va via e così la polizia lo segue e poi c'è tutta un'avventura su come, diciamo, il fatto che lo fattura solo perché lui scivola sul ghiaccio e la polizia deve buttare il sale sul ghiaccio per sciogliere il ghiaccio e lui si è diretto verso una diga insomma, verso un mulino e così via, insomma, tutti questi elementi ma la polizia non riesce a trovare la fisica. Il professore interrogato dice che lui non l'ha nascosta, che la fa vedere in tutte le sue lezioni, dove, dove sta la fisica nella vita di tutti i giorni. Ma la polizia non ci capisce nulla, e quindi richiama in servizio Sherlock Holmes e il dottor Watson. Che basandosi sugli, in sugli indizi lasciati dal professore devono scoprire dove si nasconde la fisica nella vita di tutti i giorni, e quindi i capitoli si intitolano l'indizio del, del tè del fiume, l'indizio delle biciclette della marea, l'indizio della lavatrice e del proiettile, dell'acqua e della spinta, e quindi ovviamente si parla di fisica cercando di non farsi accorgere. Infine, mi segnalo questo libro che non l'ho scritto io, ho scritto solo un capitolo, eh, si parla di orti urbani, questo diciamo, io in realtà non mi occupo di orti urbani, ma eh, a Firenze abbiamo aperto un'iniziativa che si chiama lo sportello della scienza e della sostenibilità, cioè è una maniera per, per mettere diciamo, l'università al servizio di voi cittadini, che potete, o delle associazioni tipicamente, potete dire ah, ci piacerebbe fare questo, abbiamo questa idea, abbiamo questa eh, esigenza, se ci sono dei ricercatori disponibili a seguire la faccenda, le proposte cittadini diventano delle ricerche da far fare ai nostri laureandi e che poi restituiscono il risultato. Uno di questi è relativo proprio ai, agli arti urbani e quindi abbiamo partecipato a questo libro che è, è scaricabile gratuitamente, eh, basta cercare getta un seme e, e quindi anche questo se voi volete ci potete dare un'occhiata. Direi basta, sono, sono qui se volete fare una chiacchierata. Io ho un commento, partendo di nuovo dall'esempio degli inglesi, questo è un tipico esempio di quello che loro ci insegnano a essere il public engagement. Beh sì, sì. Di eh, cui dovremmo imparare. Senz'altro. Senz questi Science Shop in realtà nascono più in ambito eh, olandese, nord, nord europeo, ma non inglese. Eh, perché gli le, le università inglesi hanno i problemi che sono praticamente private mm. e quindi se non paghi non fanno niente mentre in, in Olanda soprattutto eh, loro sono, sono nati proprio su spinta delle università che volevano restituire alla popolazione delle cose ci sono alcune di questi science shop molto particolari mi sembra che a Eindhoven ci sia uno perché allora, dipende, noi, noi abbiamo fatto un, uno science shop molto Humani, nel senso tutta l'università è aperta, almeno tutti i ricercatori, quindi possiamo diciamo, accettare proposte che, che riguardano l'ingegneria, all la psicologia, la medicina e così via. In altri posti invece sono iniziative dipartimentali uh -huh. e mi sembra che in Doven ci sia il dipartimento di meccanica dove fanno solo biciclette. Biciclette particolari, per esempio, ci raccontavano che c'era un venditore, uno che aveva un, un carrettino di, di frutta e verdura che ha avuto un incidente, è rimasta paralizzata e quindi gli ha chiesto se gli davano una mano a sviluppare una, un carrettino che, che si muovesse, sempre con i muscoli perché bisognava che fosse ovviamente eh, sostenibile. No, cioè, lui vendeva, mi immagino, mele a 5 euro l'una cresciute in maniera ultra biologica e quindi non poteva andare con un carrettino a motore, se no chiaramente si sarebbe giocato il, sì, sì. Eh, il mercato e quindi non gli hanno fatto un carrettino che lui può guidare in questa maniera. Quindi non venite a domandarmela a me perché io non saprei come neanche parte dove trovare l'esperto per farlo, però diciamo sono cose che si possono fare. Domande? Una curiosità, in qualche puntata fa del caffè della scienza... Eh, un, un matematico cioè un paio di matematici che hanno affermato che la modellazione matematica della teoria della relatività l'avesse scritta la moglie sì? la ah, il ma modello matematico della relatività cioè eh, la matematica della relatività l'avesse scritta la moglie visto che siamo, trattiamo aneddoti eccetera, è vero o no? così la curiosità allora, eh, la, non non credo che la. come si chiama Marina. non oh, mi ricordo già più come si chiama la prima moglie di Einstein. Eh, diciamo, lui si è messo con lei sicuramente perché, prima di tutto, era una delle poche donne che giravano, il gru giravano nel gruppo, e poi perché era sicuramente una ragazza molto intelligente, anche se poi mh, non è che l'abbia trattata molto bene, perché a un certo punto la smolla. No, ma la matematica della relatività in realtà è stata scritta da Poincaré prima di Einstein. E, e, in parte perché Poincaré essenzialmente arriva anche alla relazione uguale a MC quadro, solo che per esempio Poincaré non l'ha mai rivendicata neanche come sua creazione, ha sempre riconosciuto che è stato Einstein a farla, perché non c'è solo la matematica, c'è la fisica dietro. Cioè Einstein, mentre Poincaré ha fatto una teoria matematica derivandosi, già cioè, diciamo tanto per dirsi: il problema gr grosso della relatività è che tutti siamo diciamo. Impariamo a scuola la relatività galileana, no? in cui se io sono sopra un autobus che sta andando a 50 all'ora e tiro un sasso a 20 all'ora davanti a me, il sasso colpisce un eventuale malcapitato e salì davanti a 70 km. Allora, no? 50 più 20. Però questa somma che sembra così banale non si applica alla luce. Gli esperimenti di Michelson e Morley dimostrano che la velocità della luce è indipendente dal moto proprio della Terra. Nella sua orbita, no? Per cui diciamo che, è, no, che non è indifferente. E quindi inoltre non sono compatibili con le equazioni di Maxwell. Quindi il problema era come rendere compatibili. Ora, già Lorenz aveva scritto delle trasformazioni che si chiamano le trasformazioni di Lorentz, che sono quelle che poi alla fine vanno a fare parte della relatività, che dimostrano che si può ehm, avere la... si può spiegare come funziona la luce se si ipotizza che le lunghezze si contraggano. E i tempi si dilatano in oggetti che sono in, 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 a grande velocità, però son, erano trasformazioni matematiche, appunto, che si potevano usare per fare calcoli, ma non avevano una fisica dietro. Mentre invece quello che fa Einstein è di fondare eh, la teoria della relatività sul, sulle osservazioni fisiche. Cioè, lui essenzialmente ribalta il problema. Non, non cerca di fare delle modifiche per rendere qualcosa uguale a, a qualcos'altro, lui dice. Visto che queste cose sono così, prendiamole come base della fisica e riscriviamo tutta la fisica per renderla compatibile. Quindi, non è un pesciotto appiccicato a qualcosa che già esiste, ma è una rifondazione completa della fisica. Tanto per darvi un'idea del ragionamento di Einstein, applicato questa volta alla relatività generale, non a quella ristretta. Di Einstein dice: per tutto lo sviluppo della fisica, ci siamo, diciamo, abbiamo dovuto convivere con. Una cosa che sembra messa lì a caso, ovvero che tutti i gravi cadono giù con la stessa accelerazione. Avete presente l'esperimento ideale di Galileo dalla torre di Pisa? No? Prende una sfera di piombo, una sfera di legno, le lascia cadere e arrivano esattamente uguali. Perché questo qui è sconvolgente? Beh, perché, da una parte abbiamo la legge di Newton che dice che la forza è uguale alla massa per l'accelerazione. Questa è la massa, quella si chiama massa inerziale. Un corpo ha una grande massa iniziale se io lo spingo con una certa forza e lui accederà poco. Un autotreno ha una massa più grossa di una 500 perché, con la stessa forza, l'autotreno si accederà di poco e la 500 di più. Bene? Mentre, invece, la forza con cui gli oggetti vengono attirati dalla Terra o da qualsiasi altro corpo dipende da un'altra quantità che è la massa gravitazionale, che è un po' l'equivalente della carica nel campo, nel campo elettrico: cioè, nel senso. Dovete pensare alla massa come quella carica per cui due oggetti si attraggono. Ora, io se fossero cariche elettriche potrei avere benissimo un corpo di grande massa inerziale con una piccola carica o un corpo di piccola massa inerziale con una grande carica. Cioè, se io elettrizzo una pallina di polistirolo, questa mi schizza via perché viene attratta rapidamente. Se elettrizzo una palla di piombo, magari attratta, di poco poco, viene attratta poco. Insomma, posso fare quello che mi pare. No? Quindi abbiamo due, due quantità, massa inerziale e massa gravitazionale che però per l'appunto coincidono sperimentalmente, nonostante non ci sia nessuna ragione di, di base perché debbano farlo. E chiaramente noi cosa facciamo? Usiamo la stessa unità di misura e quindi siamo contenti con questo. Bene, Einstein dice, no, supponiamo che questo sia un principio di base. Questo vuol dire che io non posso fare nessun esperimento che mi permette di distinguere se io sono su un pianeta e quindi sono attratto verso il basso dal fatto... Che c'è una forza gravitazionale, oppure sono in un razzo che sta accelerando e quindi sono attratto verso il basso perché, per la forza di inerzia, cioè perché io tendo a rimanere nel mio stato di velocità, ma il razzo va più avanti e quindi mi spinge costantemente. Siamo d'accordo? Ritorno a queste due differenze. Da una parte sono sullo stesso missile, ma è fermo, posato sulla superficie di un pianeta, oppure un missile che sta accelerando e quindi mi sento spiaccicato, come quando su un'automobile sto accelerando e mi sento spiaccicato all'indietro. Però, se io apro una finestrina sul missile e faccio entrare un raggio di luce, il raggio viaggia a velocità costante, il missile accelera, quindi io da dentro il missile vedo il raggio curvare. No, perché lui fa un pezzettino e io mi muovo. Fa un altro pezzettino ma io mi muovo di più, perché sto accelerando. Fa un altro pezzettino e mi muovo ancora di più. Il raggio lo vedo curvare. Bene, se non posso fare nessun esperimento che mi distingue un caso dall'altro, devo vedere curvare il raggio di luce anche su, dovuto al campo gravitazionale. E questo come vedete vuol dire rifondare la fisica perché vuol dire non, non fare un calcolo e per, per caso perché la massa va via dall'equazione, scopro che la luce devia. No, fondo la fisica su un concetto completamente diverso e che vuol dire rimettere a livello tutto quello che è stato fatto. Cap potete capire che non è una cosa che si fa a cuor leggero. Cioè, per fortuna Einstein lavorava nell'ufficio brevetti e quindi non, non era all'università e non doveva fare carriera e quindi poteva farlo diciamo a, con cuore leggero. Io immagino che fosse già stato assunto all'università, forse avrebbe avuto qualche problema a dire buttiamo all'aria tutto quello che si sa fino ad ora. Anche lo stesso Galileo qua, finché era, faceva l'insegnante a Padova, insegnava fisica aristotelica, non le idee che poi avrebbe sviluppato, perché ovviamente era pagato per fare quello e faceva quello. Qualche altra curiosità? Io una ce l'ho. Ma in queste interviste impossibili qualcuno ha mai dato risposte simili a distanza di tempo? In che senso? Fisici molto distanti tra di loro che possano aver dato risposte simili? Beh, sai, ovviamente visto che glielo metto in bocca io, le risposte si può fare qualsiasi cosa. Sì, ci sono tante ricorrenze. Cioè, eh, perché un altro gioco che faccio è che... Eh, suppongo che questi fisici in qualche maniera eh, possano vivere in un limbo dantesco in cui si possano incontrare e quindi perché faccio questo? perché magari eh, intervisto ma per tu per il principio di, minim di minimazione ma non voglio limitarmi a, a raccontare cioè faccio, faccio raccontare anche cose che sono successe dopo cioè come questo principio di, di minimazione per esempio è stato poi riciclato da Feynman per fondarci sopra la meccanica quantistica e quindi ha bisogno che eh, prima di tutto che questi fisici, pur essendo morti, continuino a documentarsi di quello che succede e poi che magari siano stimolati all'idea di andare a fare una chiacchierata proprio con Feynman e eh, che così poi raccontarci eh, le cose che ovviamente non avrebbe mai potuto fare al momento, quando era vivo. Per cui sì, diciamo le cose ritornano. Però è divertente. È divertente scrivere queste <ride> cose, anche se... Mi costa un po' di fatica perché tipicamente ovviamente no, non lo faccio durante il lavoro, lo faccio sabato e la domenica, forse la sera, scrivo un'intervista. Okay, mi Sto devo pensando al lavoro che bisogna fare a monte prima di scrivere l'intervista. No, sì, diciamo, quindi ormai sono parecchi anni che me la passo il tempo a leggere biografie e cose di questo genere. E poi mi devo, diciamo, visto che non sono, per fortuna non sono veramente uno storico. Eh, mi scuserete, ma diciamo, le, la biografia è ovviamente una biografia così un po' dozzinale, non è che so veramente andare a, a rileggermi tutti gli atti, ci vorrebbe una storia della fisica, io non sono. però questo è il vantaggio che mi permette di spaziare più leggermente su tante cose perché, se no, ovviamente, se uno passa tutta la vita a studiare tutto eh, l'archivio di Newton e poi dopo si risente, cioè ci vorrà raccontare tutte le peggio cose, insomma. Io mi ricordo comunque, ormai saranno parecchi anni, si fece un caffè scienza su Galileo, un caffè scienza storico, non si fa quasi mai, e per esperimento, così, perché venne fuori, non mi ricordo che cosa. E io mi aspettavo, diciamo, che non ci sarebbe venuto nessuno, invece c'era la, la sala piena, Inoltre mi aspettavo che nessuno avrebbe fatto domande, invece no, scopri che c'è una quantità di gente che ne sa molto più, non ero io l'esperto, eh? erano dei veri esperti, ma questi facevano domande tipo, nella lettera che nel 1592 Galileo scrisse alla figlia, nel quarto paragrafo dice, <ride> per cui anche i nostri esperti erano rimasti basiti dal fatto che ci fossero delle persone così acculturate, anche, su, chiaramente Galileo tutti sappiamo chi è, ma insomma leggersi tutti, tutto l'archivio, ovviamente i dialoghi sono molto interessanti, ma le lettere alla figlia forse meno. E quanto anche quella fu, Suor Maria Celeste era una figura interessante. Qualche curiosità? Anzitutto volevo ringraziare il professor Bagnoli per la grande piacevolezza con cui ci ha raccontato questa intervista. Avevo due domande. La prima, quale fisico vorrebbe ancora intervistare che non è ancora venuto a Radio Moca? E la seconda, un po' più sul pezzo, quanto è importante fare divulgazione scientifica in Italia e come si mettono i caffè scienza nella divulgazione scientifica. Allora, diciamo, sui fisici ce ne sono tantissimi che fanno la coda per essere intervistati e ne scopro sempre di più perché più si va avanti più si scoprono particolari uno, alcune figure le avrei liquidate e poi quando scopro che cosa hanno fatto insomma, la loro vita comunque eh, sì, diciamo, allora, quello che mi manca certo, per cominciare c'è uno che è Leonardo da Vinci che ancora non ha mazzare da intervistare perché allora poi in questo momento qui che ci sono i 500 anni quest'anno <ride> poi è appunto, ma, eh, si, si, corre, insomma, si corre il rischio di trovare troppi esperti veri poi soprattutto quest'anno è un sacco di impegni per cui non sì, ce la fa. Sì, comunque siamo, Leonardo da Vinci pure un, molto interessante, il fatto che fosse omosessuale, che ci avesse avuto vari problemi, che fosse così eclettico ma anche così incostante, così sperimentatore, sicuramente uno, una persona da intervistare ma non so che taglio dargli. Ecco. No, ecco, invece perché in realtà... Per fare Leonardo da Vinci avrei voluto parlare degli ingegneri del 500, che sono fondamentali, perché tutta la rivoluzione scientifica italiana, insomma, il rinascimento, nasce appunto da un avanzamento tecnologico, dal fatto che ci fossero ingegneri che costruivano gli strumenti di precisione, che erano molto esperti nel campo dell'idraulica in particolare, e Galileo e Leonardo è solo diciamo, quello più bravo di tutti, ma aveva fatto delle cose fondamentali. Però appunto ne so poche, quindi ci vuole tempo per documentarmi. L'altra cosa che mi piacerebbe è che ci fossero più donne da intervistare. Eh, Almeno ovviamente Mileva era la moglie di, di Einstein, perché io ho cercato di intervistarne qualcuno, adesso sto preparando quella con Rosalind Franklin, però ce ne sono poche, e chiaramente ora ce ne sono di più, ma mi scoccia... Intervistare qualcuno che ancora non è morto. aspettiamo <ride> L'ultimo che ho fatto è, è Hawking, che per fortuna è morto. Per fortuna, mi dispiace, cioè, non voglio dire più così. però eh, era una figura carismatica. Ma appena che era vivo, chiaramente non si poteva intervistare. E, mh, poi l'altra cosa che mi domandavi: ah, quanto è importante fare divulgazione? Allora eh, è importante, eh, per fortuna, secondo me gli italiani che sono sempre stati accusati di essere un popolo che si disinteressa della scienza, invece si dimostrano, ne dimostrano che non è così, Noi un, in Italia ormai ci sono tante iniziative nel campo della divulgazione e quello che, eh, su cui sto attivamente lavorando con gli amici psicologi è in realtà il fatto che la, il nostro cervello non è molto pronto a, alla scienza, in particolare alla fisica, e questo diciamo non è colpa nostra, è eh, che siamo diciamo, nati così siamo animali, gli animali tutti, eh, perché sono degli esperimenti interessantissimi fatti da Giorgio Vallortigala a, a Trieste, sui pulcini, i pulcini sono degli soggetti diciamo, particolarmente interessanti perché nascono adulti dall'uovo, quindi si, si pensa che non abbiano delle grandi esperienze pregresse quando nascono, cioè che quando nascono siano essenzialmente eh, dotati di una conoscenza genetica. Ora, i pulcini eh, si dimostrano incredibilmente simili ai bambini di pochi mesi e anche tanti altri animali, nel senso che hanno un modulo di fisica innato. Come funziona l'esperimento? Si prende un pulcino, lo si mette in una in una zona dove ci sono, gli si fa vedere qualche cosa, oppure anche un bambino, eh? gli si fa vedere qualche cosa, e si guarda il livello di attenzione che lui presta ai vari oggetti dello schermo, perché è lo schermo oppure anche manipolati. Allora, entrambi, se c'è qualcosa di strano, si mettono a guardarlo, se invece l'oggetto, insomma, il comportamento è considerato normale, lo ignorano. Ora, che cosa è che viene ignorato? Viene ignorato, per esempio, un oggetto che cade tranquillamente, un oggetto che è spinto si ferma, che, viene spinto nella in cui, insomma, che va nella direzione in cui viene spinto, tutti questi qui vengono considerati eventi normali e quindi non gli si presta molta attenzione. Mentre invece, se io prendo un oggetto che si vede che è pesante, lo lascia andare e questo va verso l'alto, oppure se non si ferma continua a viaggiare, viene anche rotolando, eh, oppure che fa appunto, cose che magari chiaramente obbediscono alle leggi della fisica, ma non a quelle della fisica intuitiva. E sia i pulcini sia i bambini si mettono a, a, a guardare con interesse, o almeno con attenzione, quello che sta succedendo. E, diciamo, la ragione evolutiva è molto semplice, cioè il nostro modulo fisico è stato selezionato per permettere di cavarcela nella vita di tutti i giorni, in particolare è per distinguere gli oggetti animati dagli oggetti inanimati, perché se una cosa è inanimata ovvero si comporta come un corpo morto che cade, come <ride> no? Eh, non è molto pericoloso, mentre una cosa animata può essere molto pericolosa, e quindi bisogna dedicargli la, la, la dovuta attenzione. E quindi, noi nasciamo con un modulo di fisica eh, intuitiva e anche tante altre cose che fanno, fanno parte del gruppo delle euristiche cognitive, cioè sono, sono tutti i modi che noi abbiamo per cavarci nella vita di tutti i giorni, impegnando al minimo le nostre ricerche cerebrali. E che però hanno un grandissimo impatto poi sia nello studio della fisica, che è la cosa ovviamente che mi tocca più in prima persona, ma anche poi nelle scelte che facciamo tutti i giorni. Come dice bene Kahneman, vi consiglio di rileggere un testo fondamentale, si intitola Pensieri veloci e lenti. Eh, Kahneman, premio Nobel per l'economia, ma era uno psicologo. E, e lui dice essenzialmente che il nostro cervello. Noi abbiamo due moduli nel nostro cervello, due cose che funzionano. Il primo è un sistema che è analogico, veloce, al di fuori del nostro controllo e è quello che ci permette appunto di, di fare le cose senza pensare, eh, di reagire a qualsiasi aprire una porta, cioè tutte cose che noi facciamo senza stare a pensarci sopra. Il, questo, questo primo modulo, quando non può risolvere la faccenda perché trova una porta, Fatta in maniera diversa da come uno si aspetta, o no, un cartello stradale che non è quello che ci aspettiamo, chiama in azione il secondo modulo, che invece è lento, faticoso, eh, sotto il nostro controllo, ma pigro. E lo chiama spesso e volentieri con una soluzione preformata che dice lo so che è sbagliata, ma questo è quello che, che farei io. E il modulo 2 ovviamente che cosa fa? Ma quasi quasi faccio e mi dice il modulo 1 perché non c'ho voglia di starci a pensare sopra. Allora facciamo un piccolo esperimento veloce. Vado da Declaton e scopro che c'è un'offerta speciale. Una racchetta da tennis e una palla da tennis eh, a 10 euro e 10 centesimi e la racchetta costa 10 euro e più della palla. Quanto costa la palla? Allora Ovviamente a fare i conti si vede benissimo che costa 5 centesimi, ma tutti voi avrete avuto in mente l'idea di dire 10 centesimi. Perché è quello che vi dice il sistema 1 eh? eh? esatto, voi vi siete fermati perché eravate preavvertiti, ma se ve lo faccio in un momento mettendovi sotto pressione o senza dare troppa importanza, voi non, ci state, non perdete il tempo lo diciamo, sforzo mentale per stare a pensarci, vi vi dite 10 centesimi e è quello che fa diciamo, un qualsiasi buon venditore che vi dice: c'è questa offerta spettacolare. Vi do questa automobile. Ah, solamente 100 euro al mese? No? Con, con un piccolo anticipo. Ma scade tra 5 minuti. Dovete decidere immediatamente. E uno non è che sta bene a fare fondi no? <ride> dice sì, sì, bello, eh, firma. Poi si scopre che il piccolo anticipo non è tanto piccolo, che le date non finiscono, e così via. però è eh, quello che diciamo tipicamente quando ricevete la telefonata, no? eh, dell'offerta per il telefono, per luce e gas, e così via. La tecnica è la stessa, mettervi sotto pressione e mettervi un lato positivo perché il sistema 1 vi dice sì 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 quello è un lato positivo vai vai pure e il sistema 2 è pigro e messo sotto pressione si arrende e questo ha molte conseguenze diciamo nello studio delle discipline in particolare e questo è stato studiato in particolare da, da Giggerenz per apprezzare per esempio la statistica noi siamo particolarmente scarsi a apprezzare probabilità e statistiche e, però nella medicina tutto è basato sulla statistica e quindi noi non riusciamo a distinguere bene eh, un rischio da come se vale la pena o non vale la pena di affrontarla e così via quindi ci sono tante cose che si possono fare, purtroppo noi insegnanti, spesso e volentieri anzi direi quasi sempre non ci hanno mai insegnato a tenere conto di tutte queste comportamenti umani quando andiamo a insegnare, quindi noi eh, cerchiamo di insegnare in qualche maniera una cosa inumana come la fisica o la chimica o altre cose eh, senza tenere conto di come sono fatti i cervelli degli esseri umani. Cioè, ormai siamo 30 anni che si fa questa roba per cui ci è passato di mente quali erano i dubbi che ci sapevano quando si studiava. Senta, a proposito di questa cosa che adesso ha detto, io ho fatto il liceo molto molto tempo fa, e era un liceo classico e non mi hanno insegnato niente, né di fisica né di matematica, ma proprio niente. Sono uscita per fare altre cose, ho fatto studi umanistici, quindi non ne ho sentito la mancanza, però ovviamente adesso, cioè anche un po' di tempo fa, mi sono resa conto che ci sono delle cognizioni fondamentali che secondo me una persona normale dovrebbe avere e che io non ho avuto dalla scuola nonostante che io abbia fatto poi un sacco di cose oltre poi alla laurea in lettere in psicologia e così via adesso com'è messa la scuola mi domando cioè è ancora così o lei, lei li vede arrivare all'università i ragazzi che allora io ho due figlie una finisce il liceo scientifico quest'anno e una ha finito un poco tempo fa allora al liceo scientifico siamo in qualche maniera all'estremo opposto cioè hanno, fanno delle cose che diciamo, se le facessero per bene sarebbero tranquillamente potrebbero entrare in, in secondo o terzo anno dell'università ovviamente questo lo fanno in alcune classi di lezione scientifica mentre in altre scuole fanno tutt'altre cose quindi non so se al classico fanno ancora abbastanza matematica ora quelli del classico non hanno grandi problemi eh, all'università, magari soffrono all'inizio poi io vedo anche a fisica o a ingegneria dove insegno io non hanno nessun problema, perché sono abituati a studiare, la cioè, cosa fondamentale è quella. Eh. E, però secondo me si sbaglia, sia lì c'è scientifico, dove gli fanno fare gli esercizi numerici, no, come se fossero all'università, in cui magari sanno calcolarsi l'induttanza di, di un solenoide, ma non hanno la minima idea di sia la, dove sia la fisica e la vita di tutti i giorni, quindi diciamo, siamo sempre ai soliti, eh, al solito livello. Eh, ovvero, tutta questa conoscenza verrà dimenticata nell'istante successivo al conseguimento del diploma scientifico, a meno non intendano andare a fare fisica, e quindi non è che ci sia un grande avanzamento. Mentre bisognerebbe imparare a, ah, chiaramente, qualche cosa di base, sì, la matematica in particolare, i concetti della fisica, ma non saper fare gli esercizi, ma sapere dove andare a ritrovare i concetti nel caso ci servissero. Quindi i veri problemi dovrebbero essere. Progetto a un viaggio sulla Luna, cosa pensi ci sarebbe bisogno di sapere? No, questo sarebbe un vero tema d'esame. Non trovami, no? Tra l'altro l'ultima simulazione del Mur era sbagliata tanto per, tanto per cambiare. Quindi quella che hanno fatto pochi giorni fa era una domanda completamente sbagliata. E, però boh, andiamo a vedere. È che si va verso la iperspecializzazione, per cui appunto eh, quelli che fanno. Altri tipi di scuole magari non sentono proprio parlare di fisica e matematica. Eh, ripeto, secondo me dovrebbero saperle tutte. Io quando faccio, vado a fare delle, chiamo, delle specie di spettacoli nelle scuole che, ti, che si intitolano La magia della fisica, in cui faccio vedere effetti magici, chiaramente fisici, e poi si dà la spiegazione, diversamente dai veri maghi che non, danno, che non spiegano come hanno fatto il trucco. E vedo che gli studenti se ne ricordano queste cose. Poi non so quanto sia il loro rendimento scolastico, però almeno qualche cosa viene ricordato. Qualche altra domanda? Beh, direi che è fatto. 15, abbiamo 17. fatto il nostro. Possiamo anche congettare il professor Bagnoni, che ringraziamo un sacco per questo viaggio nelle interviste con, con i fisici e se ci fossero dei, dei docenti in, in sala che hanno bisogno di riconoscimento del, della partecipazione sono, sono invitati a chiederlo e che dire ci vediamo il mese prossimo il primo aprile senza pesce d'aprile per, per il prossimo caffè scienza